Buongiorno alla scuola di viaggio, mi chiamo Davide Urso e sono un viaggiatore, sono un travel blogger. Non sono un esperto di viaggi in auto, semplicemente i viaggi più importanti della mia vita li ho fatti a bordo della mia auto. Beh, tra i viaggi più belli sicuramente c'è la traversata australiana di 17.000 km, quella europea, 21 nazioni in 23.000 km, e quella italiana, forse la più interessante di tutte, a bordo del Bibliovan, di una biblioteca itinerante. Semplicemente perché il mondo è troppo grande per stare fermi in un unico posto. Io ho iniziato a viaggiare già da piccolo, da quando iniziavo a pregare mia nonna per portarmi in Francia con lei, per poter assaggiare piatti diversi che mia zia preparasse, per poter ascoltare una lingua diversa. Ecco, penso che il viaggio sia all'interno del mio DNA. Il fatto è che io sono curioso per natura, cerco di viaggiare per scoprire nuovi posti, nuove culture, nuove tradizioni, ma soprattutto per scoprire nuove persone. L'aspetto più importante è che cerco di adattarmi alle tradizioni, soprattutto quelle culinarie, quindi sono uno di quei viaggiatori che cerca di assaggiare qualsiasi cosa gli si ponga davanti. Probabilmente dovessero presentarmi un piatto di ragni, io mangerei quei ragni, perché non mangiarli sarebbe un insulto alla loro tradizione. Come minimo li assaggio e se poi non mi piacciono dico mi dispiace ma io ce l'ho messa tutta. Visitare un posto per me significa immedesimarmi nella loro cultura e quindi conoscere perché compiono alcune azioni, perché usano quel tipo di chiesa, perché hanno quelle usanze, perché quei vestiti. Visitare un posto solo per visitare i paesaggi secondo me è fare un viaggio a metà. Secondo me la parte più interessante è cercare di trasmettere tutto ciò che ho appreso attraverso i video, attraverso le pubblicazioni che faccio, di modo che se io ho imparato qualcosa posso trasmettere anche agli altri, anche altre persone possono impararla perché immagino che non tutti abbiano la possibilità o le competenze per viaggiare, quindi il ruolo del travel blogger secondo me è molto importante, permette alla gente di sognare e permette alla gente di imparare qualche nuova tecnica. Mi piace viaggiare in auto perché banalmente mi sento a casa. Quando viaggio soprattutto per molto tempo succede che smetto di sentirmi a casa perché conosco sempre nuove persone che l'indomani dovrò salutare, perché sono in posti sempre diversi e non mi abituo mai. Ora, se dovessi cambiare anche l'hotel ogni giorno, beh, sarebbe forse troppo. Allora ho bisogno, ho l'esigenza e ho il piacere di tornare nella mia casa ogni giorno. Quindi non importa con chi sia, non importa dove sia, so che la sera c'è qualcosa di familiare che mi aspetta e questa è Africa, la mia auto. Mi piace anche l'idea di muovermi a una velocità controllata. Voglio dire che nel muoverti in aereo sei troppo concentrato sul punto di partenza e punto di arrivo, nel mezzo non c'è nulla. Se viaggi con la bicicletta o cammini, magari vedi perfettamente dei posti, ma ne vedi pochi, perché la velocità è troppo lenta. Penso che l'auto sia il giusto compromesso tra godersi il paesaggio e avere una quantità di tempo contenuta. Se ho deciso di viaggiare in auto è perché, secondo me, i vantaggi sono maggiori degli svantaggi. Questi vantaggi possono essere logistici, non ho problemi di spazio, magari viaggiando da solo o con uno zaino avrei poca possibilità di portare ciò di cui veramente ho bisogno. Invece con l'auto posso permettermi di caricare qualsiasi cosa, anche cose secondamente necessarie, tanto non ho problemi di spazio. Possono essere vantaggi economici, per esempio posso offrire dei passaggi ad altri turisti, ad altri viaggiatori, quindi riesco a recuperare il costo del carburante e oltre a ciò sono sempre in compagnia. Una cosa è viaggiare per 8 ore in un'auto da solo e un'altra è viaggiare con altre 2, 3, 4 persone e quindi la chiacchierata è spontanea. Riesco a recuperare anche dei soldi per quanto riguarda il dormire, perché se l'auto è impostata in un giusto modo riesci a dormirci dentro senza nessun problema, non devi spendere soldi in hotel, in ostelli e come dicevo prima ti senti a casa. Un altro vantaggio è che io posso avere il mio fornelletto da campeggio nella mia auto, quindi posso fare la spesa e quando ho fame mi fermo, cucino e risparmio soldi anche sul cibo. Quindi in definitiva riesco a risparmiare tanto e per un viaggiatore come me, che ricco non è e che ha un basso budget, beh penso che l'auto sia il perfetto compromesso tra viaggiare e abbattere i costi.
Arriviamo al tasto dolente della situazione, gli svantaggi. Beh, ce ne sono e ce ne sono anche tanti. Per esempio, devo perdere del tempo per parcheggiare, perché quando arrivo in una città non posso permettermi di arrivare in centro e pagare il parcheggio. Chiamatemi pure tirchio, però succede che se devo viaggiare per 2 mesi e devo pagare 4 euro al giorno per un parcheggio, moltiplicato per 60 giorni, fate voi i conti. Se puoi risparmiarteli è meglio. Magari fai 1 chilometro in più a piedi, però parcheggi dove non paghi. Prima devi studiarti la situazione. Non puoi parcheggiare l'auto dovunque. Magari ci sono dei quartieri un po' più malfamati. E prima o poi, se non riduci la possibilità che possa succederti qualcosa di male, prima o poi qualcosa di male succede. Tu devi metterci del tuo perché questo non succeda, no? Bisogna pensare alla manutenzione ordinaria. Quindi ogni volta prima di partire bisogna fare un tagliando. Quindi vedere la condizione degli pneumatici. Dover sistemare tutto quanto in auto. Meglio sistemarlo prima che dopo. Una volta è successo di cambiare le gomme in Norvegia e l'ho pagate 3 volte quello che le avrei pagate in Italia. Quindi sono stato stupido e dagli errori si apprende. Bisogna usare del tempo attivo per muoversi. Il tempo attivo è il tempo che potresti dedicare per visitare. Quindi se viaggi su un mezzo pubblico e hai un buon livello di sonno, puoi massimizzare il tempo per visitare e quando ti muovi, quando compi il tragitto, dormi. Quindi arrivi magari che hai recuperato 3, 4, 5 ore di sonno e quelle ore le puoi sfruttare per visitare la città. Bene, con l'auto io questo non lo posso fare. Non posso visitare e poi da persona stanca mettermi in auto. Sarebbe irresponsabile e prima o poi qualcosa succede. Devo dormire, riposarmi e con un corpo fresco affrontare il tragitto. Allora la cosa che ho imparato è che non posso dire uff, mancano 3 ore per arrivare in città, che noia, no, perché il tragitto deve essere una parte integrante del viaggio per poterlo godere, per poterlo sfruttare appieno. È una domanda molto interessante perché ci sono alcuni aspetti che si tendono a trascurare, come per esempio il rischio che la tua auto si rompa in un paese straniero e bisogna chiamare i carattrezzi, bisogna comunicare con loro e molte persone con un livello di istruzione medio non parlano inglese, quindi vai a comunicare, vai a dire che cosa è successo, vai a dire in che luogo ti trovi, è molto difficile e quindi è un problema che va affrontato prima. Il GPS molte volte funziona male o hai bisogno di internet perché funzioni e non hai il roaming, quindi hai bisogno di scaricare prima di partire le mappe, cercare di capire come funziona l'assicurazione in quei paesi, se la tua assicurazione copre la tua auto in viaggio fuori dal tuo paese, conoscere i limiti di velocità e alcuni cartelli specifici, come per esempio mi è successo in Svezia. In Svezia è una cosa assurda guidare. Capire come funzionano le autostrade, per esempio in Italia se c'è da pagare un pedaggio c'è un casello e tu paghi, ma se vai in Austria, in Slovenia, ti devono dare un tagliando con il quale ti permettono di poter viaggiare per quella settimana o quel mese senza dover pagare. Se vai in Norvegia devi prima registrarti sul loro sito web, mettere il numero di targa, mettere il conto bancario e poi prelevano automaticamente i soldi del pedaggio e se non lo sai ti fanno la multa, quindi bisogna essere informati riguardo a tutto ciò. Se si viaggia fuori dall'Europa, se si viaggia in paesi borderline, c'è la possibilità che i poliziotti siano corrotti e mi è successo anche più di una volta. Devi essere preparato ad affrontare delle situazioni d'emergenza e a volte, anche se hai diritto di fare qualcosa, per il quieto vivere e per il bene della continuità del viaggio, è meglio non fare qualcosa. Meglio perdere qualche diritto piuttosto che avere problemi. C'è un problema di sentirti in pressione tutto il tempo perché hai una responsabilità. In fin dei conti un'auto che viaggia a 100 km all'ora è un proiettile. Puoi uccidere qualcuno oltre a te stesso. Hai sempre paura che qualcosa possa succedere o magari una piccola sbandata, o magari un'auto che ti sorpassa all'ultimo momento, ti crea dell'adrenalina e dello spavento che magari un aereo o un treno non ti darebbe. Ci sono dei problemi politici come può essere il carnet de passage. Non è vero che tu puoi viaggiare con la tua auto in qualsiasi parte del mondo, basta avere un visto. No, tu da solo. Ma l'auto ha bisogno del carnet de passage, quindi ha bisogno di un deposito bancario per assicurarti che quell'auto tu non la venderai. E quindi c'è bisogno di investire soldi. Magari succede che tu dai un passaggio a una persona e quella persona è antipatica e te la devi sopportare per 6 ore. Molte volte succede che sono stanco e allora devo decidere, mi fermo, perdo tempo e mi riposo, oppure continuo e mi annoio. Nessuna delle due è una buona opzione, però una delle due va scelta. L'ultima, forse la più importante, può essere che mi rubino l'auto. Nella mia auto c'è tutto, io perdo qualsiasi cosa. Non mi è mai successo, non mi è mai successo niente di sbagliato, ma sarebbe ingenuo non pensare che possa succedere. Quindi vivo con un costante stato di angoscia perché può darsi che mi possano rubare l'auto. La sicurezza prima di tutto. Sembra banale, ma il mio migliore amico è morto in auto. Allora ho capito che qualcosa di brutto può succedere anche a me. Non succede sempre agli altri. Quindi, se c'è un limite di velocità, devo per forza rispettarlo. E se sono stanco, veramente, non ne vale la pena continuare.
meglio prendersi del tempo, tanto la fretta è nemica del viaggio. Evito assolutamente di guidare di notte, perché la notte accentua i problemi. Una volta guidavo in Australia di notte e per fortuna che la mucca che avevo di fronte era bianca e quindi ho avuto tempo per frenare, ero a 30 cm dal morire. Fosse stata nera non l'avrei vista. Così di notte può succedere che un ciclista, un pedone possano essere al ciglio della strada e con un po' di distrazione non li vedi. Evitare i rischi è il consiglio più grande che mi sento di dare. Evitando i rischi tu fai la tua parte perché niente succeda. E poi se qualcuno si butta sulla tua auto, mi dispiace. Ma tu hai fatto di tutto per non buttarti sull'altra auto, quindi hai fatto il tuo dovere. Penso di aver detto tutto. Se avete qualche dubbio, volete che risponda a qualche altra domanda, beh, la scuola di viaggio serve a questo, quindi entrate nel forum, fate la vostra domanda, io sarò ben felice di rispondervi. Ce la stiamo mettendo tutta perché questa scuola di viaggio continua a essere gratuita e continua a essere utile, quindi se vi piace quello che stiamo facendo, per favore, mettete like e condividete il nostro progetto. E questo video, ovviamente. Ciao a tutta la scuola di viaggio, un saluto, ciao!